Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, operazione nella notte da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Pescara per l'esplosione di un ordigno un anno fa davanti a un pub a Città Sant'Angelo, in manette 18 persone per spaccio anche con minori. Il servizio di Paolo Renzetti. 18 provvedimenti cautelari e 5 perquisizioni nei confronti di uno degli autori del danneggiamento mediante ordigno esplosivo del pub El Hueco di Città Sant'Angelo e di giovani responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Pescara. Questi numeri salienti dell'operazione portata a termine nelle ultime ore dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale Adriatico e della Compagnia di Penne, coordinati dal maggiore Massimiliano Di Pietro e dal capitano Alessandro Albano. Sono due attività che poi hanno iniziato due compagini diverse del comando provinciale, cioè il nucleo investigativo e la compagnia di Penne. Il nucleo investigativo aveva iniziato a lavorare dopo l'esplosione di un ordigno di fronte alla saracinesca del pub El Hueco di Città Sant'Angelo a gennaio del 2015. Le attività si erano insomma rivolte ai proprietari, a chi girava intorno a questo pub, e oltre a darci degli indizi utili per trovare l'autore di questo gesto criminale, ci ha fatto anche disvelare tutto un fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti. Contemporaneamente la compagnia di Penne aveva iniziato un'altra attività di spaccio di stupefacenti nell'area Vestina e alcuni degli indagati delle due compagini, dei due reparti dell'arma, si sono sovrapposti, per cui ognuno ha portato avanti il proprio filone, il nucleo investigativo col Tribunale di Pescara, la compagnia di Penne col Tribunale dei Minori di L'Aquila, perché molti degli indagati all'epoca dei fatti soprattutto erano minorenni, e siamo arrivati fino a oggi quando complessivamente siamo riusciti ad arrestare 20 persone. Abbiamo recuperato della droga sia oggi durante l'attività ma anche durante l'attività investigativa, quindi in questo anno abbiamo rinvenuto dei soldi, oltre 20.000 euro. L'attività prosegue, bisogna insomma capire anche qual è il livello superiore, cioè coloro che fanno arrivare lo stupefacente in Pescara per poi essere smerciato sulla piazza. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Ripatiatina, dove un ragazzino di 13 anni è caduto in un pozzo mentre andava in campagna con il padre. Il ragazzo è stato salvato dal pronto intervento dei vigili del fuoco. Manuel come Alfredino, uniti dallo stesso incidente, separati da un epilogo fortunatamente diverso. Alle 18 di ieri a Ripatiatina è sembrato di essere tornati al 10 giugno del 1981, quando un pozzo di vermicino inghiottì il piccolo Alfredino Rampi, tenendo con il fiato sospeso tutta l'Italia. La storia di Ripatiatina però è differente, perché Manuel da quel pozzo è uscito vivo. Precipitato per 20 metri mentre andava in cerca di asparagi con il papà Antonio, è riemerso dal buio assieme al suo angelo custode, il vigile del fuoco Claudio Minnucci, che si è calato nel pozzo con una fune. Manuel, 13 anni, è stato bravo e fortunato. La sua caduta è stata attutita dall'acqua ed è poi riuscito a mantenere la calma aggrappandosi ad una vecchia pompa idraulica. Il resto lo hanno fatto i vigili del fuoco e Claudio, l'eroe, a cui il sindaco di Ripa, Ignazio Rucci, ha già promesso un'onorificenza. Per il proprietario del terreno, un anziano che vive a Roma, invece scatterà una denuncia. Ma adesso non importa, l'importante è che Manuel sia tornato alla vita. Bravo bimbo! Andiamo avanti adesso, cambiamo argomento e ci occupiamo di politica. Il viceministro Zanetti ha incontrato una delegazione di correntisti della Banca Etruria questa mattina all'Aquila, annunciando un decreto imminente per rimborsarli dei crediti persi, ed è stato poi aggiornato dal sindaco Cialente sullo stato della ricostruzione. Andiamo a vedere il servizio di Filippo Tronca. Intensa giornata aquilana per il viceministro all'economia e alle finanze e segretario di Scelta Civica Enrico Zanetti. Primo appuntamento assieme all'onorevole Giulio Sottanelli, l'incontro con una delegazione del Comitato Difesa Risparmiatori, Banca Etruria di Pizzoli, che hanno perso tutti i loro risparmi con il crack dell'istituto di credito. Poi l'incontro istituzionale a Palazzo Fibbioni con il sindaco Massimo Cialente e con il presidente della Gran Sasso Acque Americo Di Benedetto, con cui ha visitato l'area di cantiere dello Smart Tunnel. Zanetti ha portato buone notizie ai risparmiatori di Banca Etruria. Il decreto che consentirà i rimborsi sarà approvato la prossima settimana. Dire che passa la linea che era stata anche portata avanti, in particolare dall'onorevole Sottanelli di Scelta Civica, con un emendamento col quale si chiedeva di superare il tetto dei 100 milioni. E questo tetto di 100 milioni. Cosa prevede in soldone?
prevede Soldoni che tutti quelli che non sono stati adeguatamente informati o addirittura truffati riavranno i loro soldi per intero, senza tetti, come è doveroso che sia. Soddisfatto il sindaco di Pizzoli, Gianni Anastasio. E dalla risposta del viceministro Zanetti si capisce che la sensibilità del governo rispetto a questi problemi è cambiata. E questo cambiamento poi verrà sancito con il decreto che lui stesso ha detto la prossima settimana dovrebbe uscire e dovrà contenere i criteri con i quali poi verranno stabilite le modalità di rimborso di questi soldi. Zanetti si rallegra poi per come sta procedendo la ricostruzione post-sismica aquilana. E allargando lo sguardo a temi di scottante attualità, promette che gli italiani che hanno aperto un conto a Panama, smascherati dall'inchiesta giornalistica internazionale dei Panama Papers, saranno oggetto di rigorosi controlli fiscali. Poi ci sono tanti italiani invece che i soldi li portano a Panama. Beh, e quegli italiani che li portano a Panama, che erano italiani che prima ancora più comodamente li portavano in Svizzera, cosa che non possono più fare perché il nostro governo ha finalmente fatto superare il segreto bancario svizzero, li hanno portati a Panama, adesso saltano fuori dei nomi interessanti, l'Agenzia delle Entrate sta lavorando. Adesso ci occupiamo del referendum, mancano poche ore al voto di domenica, andiamo ad ascoltare quali sono le motivazioni per il sì e quali quelle per il no. Luciano Di Tizio, domenica c'è il referendum, voi oggi in conferenza stampa avete ribadito il sì a questo referendum. Abbiamo ribadito l'esigenza di andare a votare tutti quanti insieme sì, per cancellare davvero definitivamente le piattaforme pian piano entro le 12 miglia, perché non ha senso un governo che da una parte tutela il mare dicendo che non si possono concedere nuove perforazioni e contemporaneamente fa diventare eterne quelle che già ci sono. Non ha alcun senso, bisogna essere coerenti e portare avanti una politica che porti la regione, che porti l'Italia e l'Abruzzo in questo caso a riappropriarsi il proprio mare per le proprie aziende, per la pesca, per le proprie aziende turistiche, per il proprio futuro e non guardando soltanto al passato. Spina, si avvicina la data del referendum, voi avete parlato di un referendum poco utile, perché? Pone solo il tema del fatto se gli attuali giacimenti possono essere utilizzati fino a esaurimento, oltre la scadenza, se sì e no. Il Paese invece ha bisogno di una politica energetica che purtroppo non ha da tempo ed è un tema che è molto delicato perché contiene le tematiche ambientali, della sicurezza. Ora questo problema di trovarsi sempre a dover discutere tra sviluppo, occupazione, sicurezza, senza farli coincidere, è sempre una cosa per noi difficile. Noi non siamo né amici dei petrolieri, ma siamo interessati allo sviluppo e alla crescita occupazionale e ci troviamo sempre in difficoltà in questi casi. Ci vuole un governo che invece finalmente assuma la politica energetica come un'esigenza del Paese e sappia porre i problemi della compatibilità tra sicurezza ambientale e chi sbaglia è giusto che paghi pesantemente. Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, dopo le dimissioni dell'assessore ai lavori pubblici di Giovan Giacomo, resta chiuso all'interno della sua stanza evitando microfoni e giornalisti. La situazione all'interno della maggioranza che lo sostiene è rovente e la stessa maggioranza si sta dissolvendo. A questo punto le ipotesi in campo potrebbero essere due: un rimpasto di governo oppure le dimissioni del sindaco con l'apertura ad un commissariamento della città fino alle prossime elezioni. Proprio quest'ultima strada è quella che invocano a gran voce le opposizioni, che chiedono ovviamente al primo cittadino di prendere atto della situazione ormai ingestibile e farsi da parte. Lisa Leuzzo. Fabio Berardini, è una situazione sempre più confusa e discutibile, quella interna al comune di Teramo, a 24 ore dalle dimissioni dell'ormai ex assessore ai lavori pubblici di Giovan Giacomo. Qual è la posizione da parte dell'opposizione? Sicuramente o rimpasto o dimissioni a questo punto. Abbiamo una giunta, una maggioranza e soprattutto un sindaco completamente nel caos. Il quadro che ne viene fuori è di una maggioranza completamente litigiosa, priva di qualsiasi contenuto politico e programmatico per la città di Teramo. Si litiga per i soldi, per le poltrone e non si pensa minimamente alla città e ai bisogni dei cittadini. Ecco, questa è una situazione veramente assurda. Questa
queste persone stanno disintegrando e distruggendo tutto il tessuto economico e sociale della nostra città e il sindaco non fornisce alcuna risposta. Si è rinchiuso da giorni dentro le sue stanze e non fornisce alcuna risposta. Non le ha date neanche a noi consiglieri comunali ieri in consiglio comunale. Riteniamo che il gruppo Itaramo soprattutto debba staccare la spina immediatamente al sindaco Brucchi, in quanto ha più volte contrastato e criticato il sindaco e tutta la maggioranza, soprattutto su contenuti programmatici. Adesso, se gli verrà offerta solo una poltrona e lui rientrerà solo per questo, veramente farà una figura vergognosa nei confronti di tutta la città di Teramo. Adesso torniamo a Pescara. Il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, è intervenuto questa mattina ad un convegno che parlava del rapporto tra pubblica amministrazione e social, convegno tenutosi all'interno dell'Università di Pescara. Il presidente ha anche scherzato su una strana multa arrivata in Regione. Ascoltiamo. Intanto che Dio benedica i social. Per quanto riguarda le multe va bene così, sono stato colpito 47 volte, 17 ho già pagato, per una decina ho vinto e le altre sono in attesa di pronunciamento. Poi mi è arrivata una multa qualche giorno fa da Teramo con evidente inidoneità per quanto riguarda l'identificazione. Ho provveduto a ricostruire e naturalmente non riguarda né la mia stagione, quella che è molto apprezzata, né la mia persona. Circa invece l'esigenza di organizzare una trasparenza attraverso la piena conoscibilità di tutto, sono assolutamente d'accordo, è davvero una nuova pagina della democrazia. Si tratta adesso di capirne la potenza, la qualità e anche i notevoli spazi di cittadinanza per quanto riguarda le utenze, la giovane generazione che si avvicina a misurare e giudicare anche la pubblica amministrazione. Se noi ci ponessimo una domanda, come fanno gli avvocati, sarebbe immaginabile oggi un decidere, un operare per conto delle istituzioni senza i social? Assolutamente no. Saremmo in un altro secolo se non ci fossero oggi queste formidabili opportunità. Ci guadagna la pubblica amministrazione? Sì. Ci guadagna la democrazia? Assolutamente sì. E come bene finale sapete che cosa vedo io? Il formarsi potenziale di una nuova classe dirigente, davvero una classe dirigente diffusa. Adesso una notizia che riguarda la sanità. Inizieranno entro aprile i lavori per il nuovo reparto di terapia subintensiva pediatrica all'ospedale Santo Spirito di Pescara. E quanto emerso dall'incontro di lunedì scorso in regione tra Andrea Sciarretta, responsabile dell'associazione Progetto Noemi Onlus, l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, il direttore salute e welfare Angelo Muraglia, il manager dell'ASL di Pescara Armando Mancini, il direttore del reparto di pediatria Giuliano Lombardi e il rappresentante medico dell'associazione Nino Aiello. I lavori per il nuovo reparto saranno ultimati a luglio, mentre dal 9 al 17 di maggio al Gaslini di Genova inizierà la prima parte della formazione professionale a costo zero di 5 medici, 2 anestesisti e 4 infermieri della ASL di Pescara, ai quali sarà affidato il reparto di terapia subintensiva pediatrica. L'associazione culturale La Manovella ha illustrato questa mattina a Teramo un progetto di valorizzazione del territorio montano nel comprensorio del Gran Sasso. Abbiamo pensato a questo progetto per rilanciare e valorizzare quello che si può essere fatto con la gabbinovia dei prati di Tivo anche fuori dallo sci, quindi d'estate a primavera ci sono 6 percorsi mountain bike, ma possono essere anche percorsi fatti a cavallo, a piedi, perché quindi trekking, fatti proprio dalla Madonnina a scendere. Questo noi l'abbiamo pensato per un rilancio di questa struttura bellissima che è la cabina di Prati Tivo, che è anche l'unica del centro Italia attrezzata per i disabili, e quindi adesso faremo anche un convegno dove presenteremo questo progetto agli albergatori e alla zona del mare, perché noi abbiamo 1 milione di visitatori al mare. Se riusciamo a portare qualcuno di queste persone a vedere la cima più alta degli Appennini, che possiamo rilanciare un po' il turismo di un posto bellissimo e fargli conoscere i posti fantastici che
Da noi sfruttati quasi solo d'inverno, ma sono bellissimi anche d'estate. Noi come Gran Sasso Teramano abbiamo ritenuto opportuno e utile dare il nostro piccolo contributo per la realizzazione di questa pubblicazione, perché noi crediamo molto in quella che è l'attività di sviluppo e di promozione del territorio. La SDMTB Teramo si è occupata della realizzazione di questo progetto, proprio della parte tecnica, quindi di andare a tracciare questi percorsi poi proprio sul territorio. Sono sei percorsi che sono fruibili mountain bike e anche con del trekking a piedi, e chiaramente noi poi offriremo anche il servizio di accompagnamento a queste persone che offriranno di questi pacchetti turistici. Restiamo sempre a Teramo e nel Teramano tornano a chiedere un incontro risolutivo gli abitanti della frazione di Garrano che, interessati ai lavori che riguardano la statale 81, hanno più volte sollecitato l'amministrazione comunale sulla necessità di realizzare una rotonda sulla strada in prossimità del piccolo centro frazionale per evitare disagi al paese. La richiesta era stata già espressa al primo cittadino durante uno degli incontri con la giunta itinerante tenuti a Garrano, con conseguente annuncio alla stampa dell'approvazione della variante da parte dell'ANAS ribadita in campagna elettorale. Ma a quanto pare dal 2011 ad oggi non ci sarebbero stati passi avanti, anzi, come dice il comitato di quartiere, i lavori proseguono in barba a quanto annunciato dal sindaco e non senza disagi, date le dimensioni del cantiere, che peraltro non porterà, con il progetto attuale, nessun beneficio per i residenti. Torniamo a chiedere la realizzazione di questa rotonda per permettere di attenuare i disagi, perché questa strada attraversa adesso il paese, è una variante, da prima passava al di sotto e attraversando il paese comunque se non realizzata in maniera da agevolare l'entrata e l'uscita, quindi come si è raccordato con la realizzazione di una rotonda proprio in mezzo al paese, va a creare disagi più che vantaggi ai residenti. Praticamente che noi abbiamo il cimitero e la chiesa di Garrano da una parte e dall'altra, e non potremmo più agevolmente passare da una parte all'altra del paese e fare quello che prima facevamo con 20 metri praticamente, perché la strada era al di sotto, noi avevamo la strada statale, passava al di sotto, adesso passa in mezzo al paese. Per attraversare adesso dovremmo prendere un veicolo e fare proprio dei chilometri di strada, non consentendo attraversamento pedonale. Grave anche il fatto che se c'è un autobus che si ferma, la persona a piedi dove passa, con una strada prende a guardrail altissimi, non c'è un attraversamento, noi abbiamo dei disagi e quindi vogliamo trasformare, come si era detto nell'incontro e ribadito in giunta itinerante e in campagna elettorale, vogliamo trasformare questa strada da un danno in una risorsa per la frazione. Comunque fino ad oggi nulla, speriamo, e chiediamo un incontro risolutivo con il sindaco e l'ANAS. Domani sera al Palazzetto dei Nobili dell'Aquila sarà presentato un evento live di poesia multimediale abbinato ad un cortometraggio. Gianmarco Menga. Quando la poesia incontra le arti visive, la musica elettronica e il suono, mescolando i linguaggi artistici a caccia delle origini della comunicazione umana. Questo e molto altro è alla base dell'evento live di poesia multimediale dal titolo Fede o Sete, in programma domani sera alle 21 al Palazzetto dei Nobili. Il conflitto interiore tra essere qualcuno o far parte di un qualcosa, nonché la scelta del singolo individuo, sono i muri portanti di questa costruzione poetica. L'evento è organizzato da Il Demiurgo, l'Officina dei Saperi, e da Pasquale Cicirelli, che ci spiega l'origine dell'idea. L'idea è quella di utilizzare e partire da quello che è appunto il tema Fede o Sete, per arrivare attraverso una sperimentazione multimediale dinamica e quindi attraverso le diverse arti a sviluppare un tema che è fondamentale per ognuno di noi e che è quanto mai odierno, che è appunto quello della scelta. Durante l'evento sarà proiettato il cortometraggio Claudia, realizzato da Pasquale Cicirelli e Giuseppe Rellini, con la partecipazione di alcune studentesse dell'Aquila. Al nostro microfono Claudia Salvatore, studentessa del liceo musicale Cotugno, che interpreta Claudia, la protagonista del corto. Claudia è una ragazza studentessa che vive all'Aquila, che ha 18 anni. Nel cortometraggio vediamo il confronto tra lei e le sue amiche e sulle scelte che andranno fatte una volta finite il liceo e anche quanto può influenzare la città in cui vivono. Diciamo che lavorare insieme alle mie amiche è stato molto più utile perché, essendo io la protagonista, ho estraniato una parte di me che non conoscevo.
Presentata a Teramo la settimana della cultura, appuntamenti a partire dal lunedì 18 fino al 25 aprile. Al via la settimana della cultura a Teramo anche quest'anno, così come lo scorso anno, il coinvolgimento dei ragazzi, degli alunni delle scuole di 5 istituti. Sì, abbiamo questi istituti superiori che per legge devono effettuare i progetti di alternanza scuola-lavoro, quindi nella pratica durante la quarta edizione delle giornate del patrimonio faranno visite guidate e prima accoglienza sia nei siti archeologici che in tutte le strutture del polo museale. Quindi in occasione di questa settimana terremo tutti i siti aperti, tutte le mostre che sono state già programmate fruibili, quindi ricordo quella a Torre Bruciata in collaborazione con l'associazione Teramo Nostra, quindi la mostra di Totò che è andata molto bene e che abbiamo deciso di prorogare un pochino di più in occasione di questa settimana. Il 20 inauguriamo all'Arca una mostra sulla pace di cui abbiamo già parlato, terremo aperto il deposito della Pinacoteca, quindi il messaggio è quello di andare a valorizzare quello che noi abbiamo, quindi di far conoscere e di promuovere al cittadino quelle che sono le nostre bellezze e quello che è il nostro patrimonio. I ragazzi faranno da guida? I ragazzi faranno da guida e da prima accoglienza. Abbiamo fatto già un'esperienza lo scorso anno, quest'anno ne saranno di più. Abbiamo 300-400 ragazzi per tutta la settimana coinvolti in tutti i percorsi, quindi è un'ottima opportunità sia per loro ma anche per il Comune di Teramo. E adesso lo sport, gara da non fallire per il Pescara nello scontro diretto di questa sera a partire dalle ore 21 allo stadio Adriatico Cornacchia contro il Cesena. Formazione quasi fatta, Caprari c'è e il tecnico Oddo conferma 9 undicesimi della squadra di Avellino con il rientro di Torreira al posto di Bruno. L'unico dubbio resta quello di Zampano, se ce la fa giocherà a sinistra mentre dentro Zuparic con Fornasie dirottato sulla fascia. Andiamo ad ascoltare il tecnico Oddo. Allora, tutti i problemi che abbiamo non sono problemi muscolari, cioè non sono dovuti a qualcosa in particolare, sono tutti problemi o articolari o tranne Aressi che aveva una piccola cicatrice, ha calciato e ha avuto una piccola elongazione, ma non sono problemi muscolari, sono problemi, anche quello di Zampano non dovrebbe essere un problema che aumenta se ci gioca. Il problema è che se ha male non riesce a calciare. È una partita importantissima come lo sono tutte. È ovvio che giochi in casa uno scontro diretto con una formazione che ha i tuoi stessi punti. Vincere vuol dire andare sopra di 3 punti, vincere bene vuol dire andare sopra di 4 punti, indirettamente, avete capito il senso. E quindi è una partita per noi fondamentale. Quindi in questo momento fare tabelle veramente non ha senso, dobbiamo pensare partita dopo partita, adesso c'è quella di domani e non possiamo fare calcoli su quello che succederà quella dopo, dobbiamo andare in campo per provare a vincere questa partita. Adesso abbiamo scoperto Vitturini e Ventola, abbiamo risolto i nostri problemi, non è così. È un ragazzo affidabile, Ventola è un ragazzo affidabile che lo ha dimostrato, ma è sempre un ragazzo 97 che ha fatto una partita, di solito l'esperienza mi insegna che il problema non è tanto la prima partita ma sono quelle dopo. Non sto dicendo che non possa essere della partita perché è uno di quelli che potrebbe giocare, ma non è così scontato che possa tornare in campo perché devo fare delle valutazioni per le quali anche Fornasie può essere considerato una buona opportunità. Gli 80 anni del club Pescara Calcio, sono diverse le iniziative messe in campo dalla società. La prossima settimana tornerà in città il fuoriclasse brasiliano junior. Intanto ieri presentata una mostra fotografica e svelata la maglia celebrativa. Presidente Sebastiani, 80 anni di Pescara Calcio, tanti eventi per festeggiare davvero questo traguardo così ambizioso, così importante. Eh sì, 80 anni sono tanti, io sono orgoglioso di essere oggi il presidente che festeggia i primi 80 anni del Pescara. È chiaro che faremo diverse iniziative, poi il nostro
diciamo, gruppo di lavoro, dal marketing all'addetto stampa, tutti quelli che lavorano per il Pescara stanno facendo tante belle iniziative che poi vedremo da qui ai prossimi mesi. Tra le iniziative più importanti, una mostra fotografica sulla storia del Pescara e poi questa sera avete svelato la maglia celebrativa che verrà indossata dai giocatori del Pescara nella partita con il Brescia. Sì, però questa sera appunto presenteremo anche la maglia che utilizzeremo nella partita col Brescia, perché è chiaro che sarà una maglia anche in ricordo di un grande del Pescara del passato che è stato con noi fino a poco tempo fa, che è Vincenzo Zucchini. Tanti regali per i tifosi, ma il regalo più bello sarà quello del piazzamento playoff per festeggiare degnamente questi 80 anni. Beh, speriamo di fare appunto questo regalo, che sicuramente per i tifosi è quello più bello, no? Cioè, va bene festeggiare, va bene ricordare gli 80 anni, ma se riusciamo a farlo con un bel piazzamento nei playoff e magari con una ciliegina sulla torta sarebbe il massimo. Ore di fermento in casa Virtus Lanciano, da un lato l'attesa per il verdetto del Tribunale federale che potrebbe infliggere una penalizzazione alla società frentana, dall'altro la squadra che ha svolto questa mattina la seduta di rifinitura in vista dello scontro salvezza di Latina domani. Il difensore Rigione è stato convocato e, stringendo i denti, potrebbe essere tra i titolari. Andrea Costantini. Vigilia di partita carica di tensione in casa Virtus Lanciano. Nelle prossime ore intanto si attende il verdetto del Tribunale Federale Nazionale sui deferimenti a carico della società. Ieri il procuratore ha chiesto 5 punti di penalizzazione, una richiesta che, se accolta totalmente dal collegio giudicante, spedirebbe la compagine frentana di nuovo in piena zona retrocessione al terzultimo posto. La società della famiglia Maio conta però di limitare i danni. Il vicepresidente Guglielmo sabato scorso aveva parlato di, al massimo, 2 punti di penalizzazione. Il verdetto, una volta pronunciato, resterà comunque appellabile. Preoccupazioni fuori dal campo, preoccupazioni anche dentro il rettangolo di gioco, perché domani la Virtus inizierà il tour de force di 3 partite in 7 giorni con lo scontro diretto di Latina, con una difesa decimata, squalificati Aquilanti e Amenta, e con Boldor reduce dell'operazione al ginocchio. Il tecnico Primo Maragliulo ha comunque inserito nella lista dei convocati Michele Rigione, che però è limitato dalla fascite plantare. Nella peggiore delle ipotesi, e cioè che Rigione non ce la faccia a scendere in campo, Salviato giocherà al centro con Di Filippo, Vastola e Di Matteo presiderebbero le fasce. In mediana lo squalificato Bacinovic sarà avvicendato da Manuel Giandonato. Resta un dubbio in attacco: Ferrari è alle prese con un affaticamento muscolare, ma comunque convocato. Il ballottaggio è con Bonazzoli. Una ulteriore componente emotiva del pomeriggio del Francioni sarà la presenza sulla panchina pontina di Carmine Gautieri, il tecnico della promozione frentana in Serie B. La Virtus però è una sorta di bestia nera per il Latina, che in questi anni ha battuto una sola volta la squadra rossonera. 1-0 lo scorso anno al Francioni con un gol di Della Fiore. Per la gara di domani Gautieri dovrà fare ancora meno dell'infortunato Acosti e degli squalificati Esposito e Mbaye. Previsto il rientro negli 11 di Brosco in difesa e Olivera in mediana. Direzione di gara affidata a Chiffi di Padova. In Lega Pro il neotecnico dell'Aquila Modica è alle prese con diversi problemi di formazione. Mancheranno certamente in difesa sia Pesoli che Maccarrone, per il quale si parla di una contrattura. In attacco l'unico certo di una maglia da titolare è San Domenico. Comincia a prendere forma l'Aquila targata Giacomo Modica. In vista dell'esordio in panchina dell'ex braccio destro di Zeman a Roma e a Cagliari, i rossoblù stanno provando ripetutamente il 4-3-3 durante gli allenamenti di questi giorni nel ritiro di Amatrice. Modica ha però diversi grattacapi a causa degli infortuni. In difesa Emanuele Pesoli è out da inizio settimana, mentre da martedì si è fermato anche Giordano Maccarrone. Per lui si parla addirittura di sospetto stiramento che potrebbe metterlo fuori causa fino a fine campionato. Contro il Siena dovrebbe quindi esserci l'inserimento di uno tra Bruno e Sanni al centro della difesa, con Piva, Chirieletti e Di Mercurio a giocarsi due posti da esterni del quartetto arretrato. In mediana, senza il croato Milicevic, ancora out per problemi muscolari alla gamba, toccherà di nuovo a Benzaglia a prendere in mano le chiavi del centrocampo, con Boulevardio, De Francesco e Manuel Mancini in posizione di mezzali offensive con la licenza dell'inserimento. In attacco più probabile che Modica scelga Perna come punta centrale rispetto a De Sousa, in virtù dell'abilità spalle alla porta dell'attaccante campano.
A supporto l'unico che di sicuro partirà titolare è Salvatore Sandomenico. A segno per la 12ª volta nella debacle di Prato e a soli 2 gol dal record personale in un campionato professionistico, 14 reti ai tempi dell'Arzanese. L'ultimo posto nel tridente offensivo è in ballo tra Andrea Mancini, Ceccarelli e Triarico, ma per stato di forma e dirigenza tattica Triarico sembra favorito sugli altri due. Buone notizie intanto arrivano sullo stadio di Acquasanta, che sarà la nuova casa dell'Aquila a partire dal prossimo campionato. Da martedì è infatti iniziato il montaggio dei seggiolini rossi, mentre da ieri mattina sono stati montati anche i primi seggiolini blu. Nei prossimi giorni, infine, partirà anche l'installazione del sistema di videosorveglianza, poi tutte le certificazioni del caso prima dell'inaugurazione prevista entro mezza estate. È tutto per questa prima edizione, io vi ricordo i prossimi appuntamenti con il TG6 alle 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.